Hola Lola, dunque sì, ho tolto l'HD dal video, io ho il terrore di essere storta perché questo treppiedi non lo so usare, ma vabbè. Comunque, ho tolto l'HD perché il mio computer ha deciso di non caricare più i video in HD. Non so il motivo, il mio computer si sta rompendo perché il poveraccio gli ho fatto di tutto, quindi secondo me si sta anche ribellando ai miei casini. Perché io so usare abbastanza bene il computer, però quando faccio dei casini faccio dei casini. E comunque ho deciso che siccome non riesce a caricare i video in HD molto lunghi, e io ho già 3 video pronti che devo rimontare da capo, cioè già mi sto uccidendo, e caricherò semplicemente i tutorial in alta definizione, perché i tutorial li faccio lunghi, massimo 7 minuti, quello riesce a caricarli, e poi nei tutorial è importante che voi vediate bene il colore senza pixel eccetera. Quindi se devo fare come adesso video haul, o comunque video in cui i prodotti che vi devo mostrare vi serve vedere solo il nome, non tanto il colore, perché comunque poi li userò nei tutorial, li faccio senza l'HD, così almeno riesco a caricarli, perché altrimenti non riesco più a mettere video, ecco. Poi adesso, appena avrò qualche soldino da parte, comprerò una videocamera con delle impostazioni migliori di questa macchina fotografica. Comunque, bando alle chiacchiere, dunque, oggi vi faccio... A parte sono in terrazza perché fa caldissimo, mi scuso da morire con la mia collega Joy Makeup, a cui mando un bacione enorme, non vero perché sono sporca di rossetto, se no, con cui dovevo fare una collaborazione, ma io sono deficiente, mi sono addormentata al mare e mi sono completamente ustionata la schiena, infatti vestirmi è stato veramente un problema, solo che non potevo fare il video in pigiama. Ho tutta la schiena bruciata, vi farei vedere, ma meglio di no. E quindi non posso registrare l'outfit che dovevo fare e il trucco in collaborazione con lei, perché appunto non riesco a vestirmi, mi fa veramente malissimo, e quindi niente, mi dispiace di dover posticipare questa collaborazione. Comunque, le ho già scritto in privato. Allora, oggi vi faccio vedere un video haul di Kiko. Sono le cose di Kiko che ho comprato a Milano, e perché sono stata a Milano come avevo detto, e quindi vi faccio vedere che cosa ho comprato da Kiko. E nulla, inizio perché sennò avverrà un video lunghissimo e non voglio evitare, ecco. Allora, c'è una cosa che non posso farvi vedere, che è uno smalto rosa, di cui non ricordo nemmeno il numero. Comunque è uno smalto che ho regalato a mia sorella, quindi poco importa, ecco. Un'altra cosa che ho regalato a mia sorella è questa Pencil Lip Gloss, la numero 15, ed è questo colore. Adesso con l'HD il focus era molto meglio, però vabbè. Comunque è un rosa pieno di glitterini, niente di che, comunque il numero 15. Se vi interessano nomi, prezzi, eccetera, numeri, potete nell'info box, che oramai lo compilo sempre nei miei video, anche nei video tutorial, vi scrivo tutto quanto nel box. Poi ho preso una cosa per mia mamma, e ho preso una Glamorous Eye Pencil che lei sta usando questi giorni. Mia mamma ha gli occhi verdi chiari e sta veramente molto bene con questo tipo di verde, che è un verde petrolio, verde smeraldo, insomma. Questa è la numero 410 ed è un colore veramente molto bello, vi faccio vedere più da vicino. Ed è veramente molto bella, molto molto bella questa matita. E nulla, sicuramente le proverò anch'io, le Glamorous Eye Pencil. Poi, per quanto riguarda gli acquisti miei, non sono tantissimi in realtà. Ho comprato questi due smalti. Uno è uno smalto che mi avete visto indossare nel tutorial per il trucco del compleanno, non quello del 18esimo, quello prima, quello con glitter, ed è il numero 336, ed è veramente un bellissimo colore. L'avevo visto anche a Roma, quando l'ho visto a Milano l'ho voluto prendere, ed è un blu veramente accesissimo, un blu elettrico, sparaflescioso, è molto bello. Adesso non indosso smalto perché voglio far riposare un po' le unghie a tratti, metto lo smalto ogni tanto d'estate. E nulla, comunque mi piace veramente tantissimo questo smalto, e l'ho pagato solo 2,50 euro, perché adesso gli smalti di Kiko sono a 2,50 euro, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. E poi ho comprato uno smalto magnetic, quindi uno smalto magnetico, il numero 705, che è questo blu con tutte queste striature argentate. Questo ce l'ha indosso Giulia in questo momento, solo che glielo devo cambiare perché
Lei sta tutto rovinato, magari le metto quello che le ho regalato e poi vi faccio vedere. E niente, quindi gliel'ho provato e funziona, funziona lo smalto magnetico. E ovviamente ho portato, cioè ho comprato l'italiano mischiato a ustione da mare, non vanno d'accordo. Ho preso il magnetino anche, il Nail Art Magnet. Ed è il numero 01 Stripes. Infatti, da Kiko trovate anche un altro magnete che è invece a forma tipo di stella. Invece, a me piaceva con le righine. L'ho pagato pochissimo, tipo 1,90 euro. Poi ho comprato un rossetto, che è quello che mi vedete indossare in questo momento, che è il numero 417 della linea Crystal Sheer Lipstick. Volevo provare un rossetto di questi nuovi, che sono quelli con il packaging così, di quelli che si schiacciano sopra in pratica. Ci sono anche della linea matte, se non sbaglio, e anche dei colori non sheer. Io ho pensato di prendere uno sheer perché quando ho visto questo colore ho detto lo devo avere. Ed è questo che, quello che indosso in questo momento. E prima era bellissima la forma, era tipo una conchetta sottilissima, adesso l'ho usato un paio di volte ed essendo sheer si è già ucciso. Comunque ce n'è abbastanza dentro, ma vi giuro che quando lo finirò lo ricomprerò. Perché mi sono innamorata di questo colore, che è quello che indosso in questo momento, che è veramente forte, anche se adesso si è un po' assorbito perché comunque i rossetti sheer dopo un po' si assorbono, non sono più tanto lucidi, però è un colore veramente bello. So che è forte, niente, voi mi direte: Marg, dove vai con questo colore? C'hai 15 anni. Non ci vado ovviamente in giro per andare a scuola o chissà che, ma se ho una serata importante, tipo un compleanno di uno dei trilioni dei miei parenti, oppure una festa, oppure una cosa, faccio un trucco leggero sugli occhi. Esatto, qua si sta portando in giro quella finta. Perché, piccolo aneddoto, io ho una tartaruga vera di terra. E poi ce n'è una finta, che sembra vera però. E quindi la tartaruga, essendo maschio, cerca di portarsela in giro perché si sente solo. E niente, quindi ho comprato questo rossetto qua. E poi ho comprato come ultima cosa, ma non per importanza, quindi posso levare la bustina, due mascara colorati. Allora, io non so se il prezzo pieno sia più alto di quello che ho speso io, perché io li ho trovati in offerta a 5,90 euro. Cioè, io sono andata in due Kiko diversi per comprarli, perché sono andata in giro con mia cugina. Ho comprato questo in una Kiko e questo in un'altra Kiko, perché a Milano è pieno di Kiko ovunque. E questo c'era scritto sotto lo scaffalino, c'era scritto offerta 5,90. Invece questo c'era scritto 5,90 senza offerta. Quindi non so se 5,90 sia il prezzo pieno o no. Comunque intanto costano 5,90 euro, quindi vi consiglierei di andare a darci un'occhiata adesso. E evidentemente se, cioè, se eventualmente se è una offerta, vi consiglio di andare a vedere, perché ci sono anche marrone, c'è anche blu, vi consiglio di andare a vedere. Alvaro, non la puoi uccidere la tartaruga finta, su. E va bene, quindi ho comprato questi due mascara. Alvaro è la tartaruga, non sto parlando da sola. Ok, ho preso il numero 01 e il numero 03, che sono questi qua. In questo momento io indosso quello verde, anche se adesso che ho tolto l'HD non si vedrà un ciuffolo. Comunque ho messo quello verde, che colora tanto, mi piace veramente tantissimo. E quello viola l'ho messo una volta soltanto per ora, l'ho messo per andare a una cena di compleanno, l'ho messo sulle ciglia inferiori e tra l'altro essendo viola abbastanza forte fa risaltare moltissimo gli occhi che sono verdi. I miei occhi, non gli occhi in generale. E nulla ragazzi, quindi io vi ho fatto vedere tutti quanti i miei acquistini da Kiko. Io spero che questo video vi possa essere interessato in qualche modo. Vi ripeto, se vi interessano prezzi o nomi specifici dei prodotti, aprite l'info box perché lì compilo tutto quanto. Inoltre vi ricordo che trovate il link della mia pagina Facebook, del mio Twitter e della pagina Facebook del canale di Giorgia, che adesso è partita. Comunque ho fatto moltissimi video in questo periodo, quindi ci tengo veramente tanto che andate ad iscrivervi anche da lei, perché è veramente carina. Quindi ciao Giorgia. E nulla, io saluto tutte voi, mando un bacio enorme a tutte voi, grazie per tutti i commenti carini, per tutte le mail, per tutti i post su Facebook, grazie veramente. Ho tantissime richieste da esaudire, che sicuramente farò nei prossimi giorni o comunque cercherò di esaudire al più presto. E nulla, quindi io non ho nient'altro da dirvi, vi mando un grossissimo bacio e nulla.